no, no, ancora non è detta, per me non è detta l'ultima parola ancora, vediamo. Beh, 180 minuti sono lunghi, molto lunghi. Tenuto conto che insomma la Pulce non è proprio l'ultimo arrivato, probabilmente potrebbe eguagliare e anche superare questo, questo record finora raggiunto di 6 reti. Noi ce l'auguriamo per lui, ce l'auguriamo anche per l'Argentina, perché io nonostante tutto, nonostante io sono tifoso della Roma e magari brasiliani, no, però io sono un po' più legato, cioè ad oggi insomma secondo me l'Argentina probabilmente anche per calcio che esprime e proprio perché magari col Brasile ci sono stati gli udi iniziali e compagnia, nonostante sia squadra di casa, credo che sarebbe una vittoria più simpatica quella dell'Argentina e secondo me è un coronamento anche di una carriera di un grandissimo giocatore che è Messi. Allora, l'ultima cosa che vi voglio chiedere ovviamente riguarda l'Italia e riguarda un po' il calciomercato delle squadre italiane. La Juventus, che è campione d'Italia e che non fa, farà di diritto la Champions, ancora non ha fatto un acquisto. La Roma, che è di diritto in Champions, è quella che bene o male si sta muovendo, ha preso un giocatore internazionale, anzi un paio, e comunque però sono abbastanza vecchiotti, sia Achille Gol che Keita, giocatore ex del Barça. Il Napoli non ha ancora acquistato nessuno, è vero che tutte le squadre non hanno venduto nessuno e questo già è un passo positivo. Gli altri si stanno tutti rinforzando, dallo United, Chelsea, Paris Saint Germain, l'unico al momento è il Madrid, il Barça, addirittura forse... Dicevano che Di Maria voleva andare in Inghilterra. Sì, c'è pure questa cosa. Vi chiedo a tutte e due, che c'è, oltre a questo disastro nazionale dovremmo anche subire l'ennesimo disastro nelle coppe europee. A questo punto il Portogallo ci supera sicuramente nel ranking, già ci ha superato, rischiamo anche di perdere la terza in Champions League, sarebbe assurdo. Sì, veramente sarebbe assurdo, sì. Però ancora il calciomercato non è finito, sta alle prime fasi, così che c'è molto da parlare ancora in quel senso. Non è che si possono fare tante congetture quando stiamo nella prima fase del calciomercato. Te che dici, Davide? Io dico che probabilmente ci condanna un po' la storia, perché la Juve non ha mai avuto una grande tradizione in Europa, quindi secondo me anche che fa gli acquisti non va più avanti, diciamo, più di tanto. E firmerei io, da tifoso della Roma, firmerei per una Roma nei quarti, che però non aiuterebbe più di tanto il ranking italiano. Servirebbero almeno due squadre ai quarti, oppure almeno una nelle semifinali e finali. Allora a quel punto manterresti le tre, non recuperi terreno per riprenderti la quarta, perché siamo ancora abbastanza lontani e forse probabilmente anche per un riequilibrio internazionale questo non avverrà più. Probabilmente si sta soltanto attendendo, diciamo, un periodo politico calcistico, sempre parlando calcisticamente parlando, che magari anche le altre nazioni che sono rimaste con le quattro squadre probabilmente iniziano a cedere un po' di terreno e così si riequilibra un po' tutto. Detto ciò, sugli acquisti, Max, ti posso dire una cosa. La Juve ovviamente è tutto soggetto alla compravendita o la vendita di Pogba, però già secondo me, per quanto mi riguarda, credo che non sia proprio all'ordine del giorno per quanto riguarda Juve, forse più Vidal per età più che altro, perché comunque sono due giocatori validissimi, peraltro che ricoprono, diciamo, un ruolo di centrocampo, anche se diversi nella loro maniera, però molto simili per poi l'atteggiamento in campo. Per quanto riguarda la Roma, ha fatto questo acquisto da Achille Gol, 34 anni, 2 anni addirittura con l'opzione del terzo, che è una roba secondo me che è soltanto dovuta ai 2 anni, se ci arriva integro per andarsi a rigiocare l'ennesimo europeo, perché lui spera di andare a giocare un altro europeo. E nello stesso tempo deve anche sperare che non crescano altri buonissimi terzini in Inghilterra, e già vediamo che comunque all'orizzonte qualcosa c'è.
e in più quindi il terzo sarebbe se questo ultimo farebbe un magnifico europeo, e allora magari il premio per chiudere una carriera ai 36 anni e mezzo, quasi 37. Per quanto riguarda l'altro acquisto della Roma, secondo me è un ottimo giocatore, partirà quasi sicuramente a mio avviso il difensore centrale, ma non per una questione di esigenza di soldi, no, di questi 35 milioni che comunque metterebbero nelle condizioni a Roma di fare la campagna acquisti, perché nonostante che è stata fatta una ricapitalizzazione di 100 milioni, ma quello va a parare una gestione commissariale del bilancio ordinario della Roma che comunque andava fatta già da 3 anni, da quando gli americani avevano acquisito le quote della S Roma. E dopodiché, fatto questo, si prenderà un quarto e secondo me il titolare diventerà Romagnoli, visto che abbiamo delle fasce molto vecchie, probabilmente in mezzo alla difesa ci troveremo con Castagna e Romagnoli, che probabilmente non saranno la coppia migliore della Champions League, quindi magari un giocatore d'esperienza anche ancora ulteriormente datato sui 30-31 anni, probabilmente in centrale di statura europea, la dovremmo trovare, e magari poi con quei soldi dare un pochettino di forza o all'ala destra che si sta cercando insistentemente, o a un eventuale sostituto o partner di Mattia Destro per quanto riguarda Roma. E quanto riguarda il Napoli, oggettivamente il presidente De Laurentiis ci ha abituato sempre a dei colpi, diciamo, ad effetto, secondo me non mancheranno. È una persona anche che comunque ha delle grandi disponibilità economiche, quindi lui non si fa prendere per il collo, questo invece che potrebbe capitare sia alla Roma che al Milan per quanto riguarda Balotelli, per quanto riguarda altri giocatori, perché oggettivamente hanno bisogno di liquidità per acquistare, mentre il Napoli invece è ancora fermo, secondo me, perché sta aspettando che agli altri gli si abbassano i prezzi dei giocatori per poi andarli a prendere, un po' quello il gioco che stanno facendo le europee nei confronti degli italiani. Probabilmente, ripeto, solo il Napoli potrebbe fare degli acquisti, diciamo, all'inglese o alla spagnola, e mentre le altre devono aspettare di vendere per poi riacquistare e magari scommettere su un giocatore o di grandissima esperienza ma quasi arrivato, sperando che fa magari un'ulteriore annata buona o molto buona, oppure su un giocatore di grandissimo talento. Quindi la Juve probabilmente dovrà o vorrà accostare un altro centravanti oppure una mezza punta lì per l'attacco, andare a competere sulle tre competizioni. Perfetto, bella disamina del calcio mercato di Davide, molto precisa. Cosa ci mancava? Sì, football mondiale. Sì, esattamente. Vabbè, allora, Davide è un commentarista, io sono soltanto opinionista, un opinionista, sì. in spagnolo sì. Vabbè. L'ho detto il titolo in spagnolo, ma sempre... Il senso comunque anche in italiano. Sì, sì, esattamente. Okay. Che chiudiamo, Alberto? Chiudiamo con il canto che cantano gli argentini, Veo Veo, il gruppo Veo Catunga Veo. E Veo Veo. Perfetto, allora noi ricordiamo, diamo appuntamento a domani sera, dopo la partita tra Brasile e Germania per football mondiale. Domani è martedì, ormai oggi è martedì 8 luglio, ricordiamo che andrà in onda alle 20 di qui dalla Festa dell'Unità Il Nido delle Aquile con Riccardo Vagnarelli, Marco Misseri, ospite Ah, ammazza. Poi ovviamente ci sarà il dibattito domani sera che manderemo in diretta a Scuola Bene Comune, come una scuola di qualità rilancia lavoro e sviluppo. Intervengono Anna Maria Aiello, Benedetto Vertecchi, Domenico Vantaleo, Beppe Bagni, che non è l'ex centrocampista della nazionale, no, del no. Napoli, no. Angela Nava Mambretti, Danilo Lapis, conclude Davide Faraone, coordina Cecilia Fannuzza. E poi dopo ovviamente ci sarà c'è la partita comunque alle 22 Germania. Germania e poi football mondiale, va bene, vi salutiamo, buona ni Catalunya, Italia e Roma, buenas noches Latinoamérica, buenos días Italia. Va.
Ok, Alberto la mette così, va sempre bene, è giusto così. E da un saluto da Davide Di Cosmo. Davide, scusate. Buonanotte a tutti ai nostri ascoltatori e ci vediamo presto. Ringraziamo come sempre al superfonico, al super tecnico Lorenzo Lodo. E allora sentiamo al gruppo Katunga e Beo Beo. Ciao! Arrivederci. Cosa